Medea e Calciope, o Calciope, insomma, facciamo sempre un po' a pugni con questi accenti. Del resto questi nomi sono quello che ci rimane di una storia, quello che ci rimane di una cultura, se vogliamo. Allora, il Calciope, o appunto Calciope, sarebbe la sorella di Medea. Ecco, abbiamo visto la volta scorsa come Medea è stata colta dal dardo, quindi dalla freccia di Cupido, e come è innamorata di Giasone. Adesso vediamo gli effetti di questo amore. Entriamo nella psicologia di Medea. Ecco, vi stavamo dicendo, infatti nell'introduzione stavamo parlando dei sentimenti contrastanti in Medea, e qui li vediamo in questo brano che stiamo per leggere, li vediamo in maniera esplicita, sentimenti che lottano nel cuore di Medea. Adagiata sul letto, la fanciulla alleviava le sue pene con un sonno profondo. Abbiamo appena visto nell'esercizio che l'amore è spesso fonte di sconforto, è fonte di sconcerto, di sofferenza. Ma ben presto l'angoscia le inviò sogni terribili, portatori di inganno e di turbamento. Ecco il ricordo di Giasone mentre lei è adagiata sul letto, non la fa quasi dormire. Le pareva che non per il desiderio di conquistare il vello del montone lo straniero avesse accettato la prova, che non a questo fine avesse raggiunto la città di Eeta, ma per condurre lei nella sua casa come sposa legittima. Ecco, si immagina, queste le fantasie di Medea, immagina che Giasone sia arrivato lì non per conquistare il vello d'oro, come gli era stato chiesto dallo zio Pelia, ma per conquistare il cuore di Medea. Per questo motivo fosse giunto nella terra di Eeta, e la Colchide, Eeta è il re, padre di Medea. Le sembrava di lottare lei stessa contro i tori e di domarli con facilità, ma i suoi genitori calpestavano la promessa col pretesto che non a lei, ma a Giasone in persona avevano dato l'ordine di aggiogare i tori. Ecco, come ben sappiamo, Giasone è arrivato nella Colchide e ha chiesto al re Eeta di potersi impossessare di questo vello d'oro. E il re Eeta gli ha prescritto una prova, gli ha imposto meglio, una prova molto dura e difficile, cioè quella di aggiogare due tori selvaggi che sputano fuoco. Sembrava quasi a Medea che dovesse lei aggiogare questi tori selvaggi, sottoporsi lei a questa prova. Ne scaturiva una contesa insanabile tra suo padre e gli stranieri, e alla fine le due parti lasciavano a lei il giudizio. Ecco, nel cuore di Medea si scontrano i sentimenti filiali, quindi l'affetto per il padre, per i suoi genitori, e da una parte è l'amore travolgente e passionale per Giasone dall'altra. Sarebbe stato come voleva il suo cuore, e lei subito sceglieva lo straniero, senza curarsi dei genitori. Già in questi sogni premonitori si intuisce quale sarà la fine di questo contrasto interiore di Medea. Alla fine vincerà l'amore e la passione per Giasone. Questi, presi da un dolore violento, lanciarono un urlo di collera. A questo punto nel sogno i genitori, arrabbiati, si adirano con Medea. A quel grido Medea si svegliò. Questo è il grido che fa interrompere il sogno di Medea. Diede un balzo, palpitante di paura, e guardò tutto intorno ai muri della stanza. Ci capita spesso, certe volte, quando il sonno è abbastanza agitato, di svegliarci di soprassalto. È la stessa cosa che è capitata a Medea, è sgomenta quando si sveglia, poi raccolse a fatica il respiro nel petto, le sembra quasi che le manchi il respiro, che non riesca a respirare, e riavutasi disse ad alta voce, ecco il monologo interiore, anzi meglio un monologo esteriore, perché qua Medea parla ad alta voce, no? Come Amleto nel monologo dell'omonima tragedia di Shakespeare. Povera me, che orribili sogni mi hanno sconvolta. Temo che questa spedizione di eroi porterà una grande sciagura, poiché il mio animo si esalta per lo straniero.
quindi si rende conto di stare per precipitare in un abisso. Lei che è figlia di Eeta, andare decisamente dalla parte dello straniero. Sarà infatti da adesso in poi una serie di rovine e di sciagure. Pensate che Medea ucciderà suo fratello Ascilto per amore di Giasone e poi alla fine addirittura ucciderà i figli avuti con Giasone. Quindi una passione travolgente che porterà alla rovina la stessa Medea. Che sposi una ragazza achea nel suo paese, che insomma che Giasone sposi una ragazza greca nel suo paese, lontano da qui. A me siano care la verginità e la casa dei genitori. Per un attimo sembra prevalere lei, in questo scontro interiore, sembra prevalere il sentimento, diciamo, filiale, l'affetto per i genitori, il desiderio di rimanere lì dov'è. Vi ricordate che anche ieri abbiamo visto nel brano Evelyn di James Joyce un contrasto del genere all'interno di Evelyn. Poi però Evelyn ha deciso di non scappare, di non uscire, no? Di non cambiare la sua vita, perché era già, cioè perché era incapace di prendere queste grandi decisioni. Invece Medea è una donna molto forte e quindi sarà capace come di fare questo e di fare altro. Tuttavia, voglio crearmi un cuore sfrontato e avvicinarmi a mia sorella, per saggiare se desidera il mio aiuto riguardo alla prova, afflitta com'è per i suoi figli. Ecco, a questo punto le rimane una valvola di sfogo, che è quella della confidenza con la sorella Calciope. Quindi andare a cercare la sorella e parlare con lei. Medea sa che Calciope è molto preoccupata per la sorte dei suoi figli e allora potrebbe essere questo il pretesto per potersi confidare con qualcuno. Ciò forse spegnerà l'atroce sofferenza del mio cuore. Ecco, qui una cosa che comincio già a dirvi e dopo spiegherò ulteriormente, cioè Medea parla, si confida con la sorella Calciope, non perché sia preoccupata della sorte dei figli di Calciope, ma perché in qualche modo deve sfogare, no? Deve trovare uno sfogo alla sofferenza del suo cuore. Disse, e levatasi dal letto, aprì la porta della camera, scalza e con una sola veste. Era ansiosa di raggiungere la sorella e varcò la soglia che dava sul cortile. Abbiamo detto che Medea si è appena svegliata dal sonno, no? E così com'è, quindi un po' vestita con una sola veste, diciamo, come noi diremmo, non so, il pigiama, no? Ansiosa di raggiungere la sorella, va da lei, varca la soglia che dà sul cortile. A lungo rimase lì nel vestibolo, paralizzata dalla vergogna, poi si volse e tornò nella sua camera. Ecco qui ancora l'indecisione. Incominciare a confidarsi con qualcuno, cercare di spegnere l'ardore, la passione, il fuoco del proprio cuore, significherebbe già fare un primo passo verso l'inevitabile, verso il cambiamento della propria vita. Quindi per un attimo è ancora incerta e ritorna indietro, non sta più andando, la storia si ferma un attimo. Quindi uscì di nuovo, vedete in questi movimenti, no? Uscire, rientrare, poi uscire di nuovo, troviamo tutta l'indecisione dell'animo di Medea. E poi ancora si ritirò nella stanza, più e più volte, quindi avanti e indietro. Invano i piedi la portavano ora avanti, ora indietro. Cioè come una sorta quasi di non sintonia fra quello che capita nella sua mente, nella psiche di Medea e quello che fanno i suoi piedi, che vanno avanti e indietro quasi meccanicamente. Quando si avviava l'intima vergogna la tratteneva, quando stava per avviarsi per andare a incontrare sua sorella, poi la vergogna la frenava. Frenata dalla vergogna era spinta dal desiderio spudorato, quando invece frenava la vergogna allora lì nuovamente riprendeva a vigore il desiderio sfrenato di andare da lei. Tre volte tentò e tre volte si bloccò, alla quarta si rigirò su se stessa e si gettò prona sul letto. Quindi anche in questo gesto
sta a indicare proprio il perdersi, cioè quando una persona si getta in questo modo vuol dire che quasi non ha controllo del suo corpo, quindi è dilacerata al proprio interno fra questi due sentimenti. Questo è il mese del doppio, e infatti lunedì prossimo introdurrò la lettura dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. E rifletteremo molto su questo discorso, cioè sul discorso della doppia personalità che è in noi, e di come certe volte una parte. Esatto, una cosa. Voi che avete studiato poi in scienze sociali il discorso della cultura e della natura, quindi vi ricorderete, no, di questo fatto, come certe volte dentro di noi ci siano delle cose che la cultura non ci vorrebbe far fare, quindi per esempio la cultura vorrebbe imporre a Medea di star lì, di fermarsi nella Colchide, di non seguire Giasone, ma invece la natura la spinge inesorabilmente verso di lui, verso l'uomo. Come una giovane sposa piange nella camera nuziale, lo sposo fiorente, a cui la diedero i fratelli o i genitori, e per pudore e riserbo non vuole unirsi al gruppo delle ancelle, ma siede in disparte angosciata, fu rapito dal destino prima che ambedue godessero il reciproco amore, ed ella, fissando il letto vuoto, ha il cuore straziato, ma piange silenziosamente, poiché teme il biasimo e lo scherno delle donne, così si lamentava Medea. È una similitudine. Medea viene paragonata ad una giovane sposa che piange il proprio sposo che è morto, rapito dal destino, prima che si consumasse l'amore fra loro due. E lei, fissando il letto vuoto, quindi questa sposa è angosciata, è rattristata perché suo marito è morto, e fissa il letto vuoto, piange straziata silenziosamente, perché teme che le altre donne, le ancelle che sono lì vicino a lei, la prendano in giro. Così allo stesso modo si lamentava Medea, lì stesa sul letto. Abbiamo visto che si lascia andare su questo letto e piange silenziosamente perché non vuole che altri si accorgano del tormento interiore. Ma una delle ancelle, una ragazza addetta alla sua persona, sopraggiungendo in quel momento, s'accorse dei suoi gemiti. Una delle ancelle di Medea si accorge dei suoi lamenti e subito andò a riferirne a Calciope, che era seduta tra i suoi figli e studiava il modo di ingraziarsi la sorella. Quindi non è lei alla fine che va dalla sorella, è la sorella che arriverà da lei perché un'ancella le spiegherà che Medea è rattristata e si sta lamentando, sta gemendo stesa sul letto. La sorella Calciope è rattristata e vorrebbe salvare la vita ai figli, infatti Eeta è un po' sospettoso, il padre sia di Medea sia di Calciope, è molto sospettoso, e quindi potrebbe esserci sospetto che lei e i suoi figli sono dalla parte di Giasone, e il padre sta forse progettando di uccidere i figli della sorella di Medea, e quindi la stessa sorella vorrebbe parlare con Medea per avere un aiuto da lei, per salvare, sa delle arti magiche di cui è in possesso Medea. Medea infatti è una maga, come Circe, quindi potrebbe salvare la vita dei figli di Calciope. Calciope non restò indifferente quando udì dall'ancella la notizia inattesa. Stupita, passò in fretta dalla sua camera a quella dove la ragazza giaceva affranta, con ambedue le guance graffiate. Quindi è la sorella che va da Medea. Come vide i suoi occhi bagnati di lacrime, così le parlò. Ahimè, Medea, perché questo pianto? Cosa t'accade? Quale pena crudele sconvolge il tuo cuore? Forse un malessere inviato dagli dèi ti ha invaso le membra? O sai di una mortale minaccia rivolta da nostro padre a me e ai miei figli? Quindi come mai sei così rattristata? Perché stai piangendo? C'è una minaccia che viene direttamente dagli dèi, oppure una minaccia che viene da nostro padre Eeta? Verso di me, verso i miei figli. Come vorrei non vedere mai più questa casa paterna, né la città, ma abitare ai confini della terra, dove è sconosciuto il nome dei Colchi.
Ecco, una terra un po' strana questa, dovete sapere che la Colchide si trovava, abbiamo detto, nell'estrema parte orientale del Mar Nero, una terra lontanissima. Per i greci questa era una terra misteriosa e inquietante. Gli abitanti erano tra i barbari selvaggi, per cui erano visti con grande sospetto, e questo emerge dalle argonautiche di Apollonio Rodio. Come vediamo infatti in questo brano, ci sono continui sospetti all'interno della stessa famiglia, no? Quindi la figlia che sospetta che il padre stia tramando qualcosa contro di lei e come i suoi figli, e la figlia Calciope che desidererebbe vivere da tutt'altra parte, lontano dalla terra dei Colchi, cioè lontano dalla sua patria. Così disse, e Medea arrossì in volto. Il pudore verginale a lungo le impedì di rispondere, sebbene lo volesse. Medea sta arrossendo, probabilmente non è per l'argomento, diciamo, del dialogo, del discorso di Calciope che sta arrossendo perché lei sta pensando a Giasone. Le parole ora le si aggrappavano alla punta della lingua, ora si inabissavano nel fondo del petto. Non sa che cosa può dire e cosa non può dire alla sorella. È evidente che questo colloquio fra Medea e Calciope è senz'altro un colloquio da paragonare con quello che leggeremo fra Didone e Anna. Didone si innamorerà di Enea nelle Eneide di Virgilio, avrà un colloquio con Anna, sua sorella, e questo colloquio sarà molto importante perché la passione amorosa di Didone per Enea si attui senza più nessuna remora. E più o meno la stessa cosa avviene anche dopo il colloquio con Calciope. Medea starà nettamente, decisamente dalla parte di Giasone. Più volte balzarono nella sua bocca soave per manifestarsi le parole. Lei è indecisa, è insicura, abbiamo detto che c'è una lotta interna nella mente di Medea, e quindi sembra quasi che stia per pronunciare delle parole, poi invece queste parole non vengono pronunciate. E poi si arrestarono, non divennero voce queste parole. Alla fine, spinta da un amore sfrontato, rispose con questa menzogna. Per raggiungere il suo scopo, cioè per giustificare il fatto di andare contro suo padre e di andare dalla parte di Giasone, adesso Medea dice queste parole, ma sono parole connotate come parole menzogniere, parole false, e infatti adesso vediamo perché sono false. Calciope, sono in ansia per i tuoi figli. Non è vero, cioè Medea non è in ansia, non è preoccupata per i figli di lei, però sta trovando adesso un appiglio, una scusa per andare contro suo padre, stavamo dicendo. Calciope, sono in ansia per i tuoi figli, che nostro padre non uccida subito anche loro insieme con gli stranieri. Infatti sappiamo che Eeta ha progettato la morte di Giasone, anzi gli ha dato quella prova così difficile da superare proprio per vederlo morto, ucciso, e poi magari uccidere dopo lui anche tutti quelli che in qualche modo l'hanno aiutato, o almeno Eeta sospetta che l'abbiano aiutato, compreso anche i propri nipoti. Un breve assopimento mi ha ora recato sogni luttuosi. Voglia il cielo che non si compiano, che tu non debba provare per i tuoi figliuoli un dolore così atroce. Noi in realtà sappiamo che c'è stato un sogno premonitore di Medea, ma in questo sogno i figli di Calciope non comparivano per niente, non era quello l'argomento del sogno. C'era un contrasto con i padri, con i genitori, vi ricordate, nel sogno che abbiamo appena letto. Ma non per la sorte dei figli di Calciope, ma Medea accortamente riesce a mescolare un po' le cose e a sfruttarle abilmente per i suoi scopi. Così disse per saggiare la sorella, cioè per provare la sorella, per capire fino a che punto poteva spingersi, sperando che lei per prima la pregasse di soccorrere i suoi figli. È tutto funzionale al piano, al progetto di Medea. Come vedremo, il progetto sarà il seguente, cioè Calciope che inviterà Medea stessa ad aiutarla a salvare i propri figli, e Medea in questo modo sarà giustificata ad aiutare Giasone a superare la prova
dei due tori e dei guerrieri che spuntano dalla terra. Calciope fu presa da un dolore violento, insopportabile, terrorizzata da ciò che aveva udito, rispose così: «Anch'io sono venuta a trovarti pensando a tutto ciò, affinché tu escogiti e appresti con me qualche rimedio». È tremendo lo scenario che si presenta nella mente di queste donne, anche se certe volte le cronache quotidiane ci riportano di fatti di questo tipo, cioè una madre che uccide il figlio, scene di violenza all'interno delle mura familiari. Per i greci ovviamente questo era un simbolo, un segno di inciviltà, così come la mancanza di ospitalità, così anche la mancanza di affetti familiari rappresenta per i greci la barbarie, ecco, l'essere proprio selvaggio, primitivo. È evidente che tutte queste cose infatti vengono rappresentate nei poemi epici greci al di fuori della Grecia, quindi Ciclope e Polifemo, piuttosto che, come vi stavo dicendo, la Colchide, queste terre lontane, inospitali, abitate appunto da barbari selvaggi. Comunque, Calciope dice che è molto sconvolta dal sogno che ha avuto Medea, anche se abbiamo detto non l'ha riferito in modo veritiero. E quindi che rimedio ci può essere a questa situazione, a questa condizione, a sospetto che il padre stesso stia tramando qualcosa contro di loro e contro i figli di Calciope? Ma giura per la terra e il cielo di tenere segreto quanto ti dirò e di agire in concerto con me, per gli dei beati, per te stessa e per i nostri genitori, ti supplico che io non veda i miei cari figli orribilmente dilaniati da un destino funesto. Piuttosto morirò con loro e dall'Ade sarò per te una terribile erinni. Quindi il mio scopo è quello di salvare la vita dei miei figli. In questo sogno, premonitore, tu sei venuto a sapere che il nostro padre sta tramando qualcosa contro i miei figli, io li difenderò ad ogni costo. E quindi sta dicendo: sarò come una terribile erinni. Le erinni sono le divinità che perseguitano chi si rende colpevole della morte di un congiunto. Le erinni spingeranno Oreste a uccidere Clitennestra, sua madre, perché Clitennestra aveva progettato insieme con l'amante Egisto la morte di Agamennone, sì. Ecco, quindi le erinni, queste divinità vendicatrici, ecco, io sarò così implacabile anche con nostro padre, se dovesse essere necessario. Così disse e subito si sciolse in un pianto dirotto, prostratasi le abbracciava le ginocchia con ambo le mani, quindi insieme reclinarono il capo sul petto e piansero penosamente, strette l'una all'altra. È il momento in cui loro due, queste due sorelle, vivono questa sintonia di affetti e stanno decidendo di andare contro il loro stesso padre e giustificano questo in base alla difesa, diciamo, dei figli di Calciope. Il loro gemito di dolore, sommesso e straziante, si diffondeva nella casa. Vedete che piano piano il sentimento predominante, quello del desiderio. Ecco, per esempio, Medea è determinata dallo humeros, cioè vale a dire il desiderio, la passione amorosa travolgente di Giasone. Dall'altra parte è frenata dall'aidos. L'aidos è il pudore, la vergogna, che la dovrebbe spingere a rimanere attaccata ai suoi genitori. Ma ormai lo humeros sta per vincere. Medea per prima parlò e disse alla sorella disperata: «Infelice, quale rimedio ti offrirò? Tu parli di erinni e di terribili maledizioni. Vorrei davvero che dipendesse da me la salvezza dei tuoi figli. Ma come tu mi chiedi, giuro col giuramento inviolabile dei Colchi, per il cielo immenso e per gli abissi della terra, madre degli dèi, che da me avrai tutto ciò di cui sarò capace, solo che mi domandi cose possibili». Fa un giuramento generico: io ti aiuterò, io starò sempre dalla tua parte, cara sorella, tu mi stai parlando di erinni, di divinità vendicatrice, eccetera, io starò sempre con te. Da me avrai tutto ciò di cui ti sarò sempre fedele, avrai tutto ciò di cui sarò capace, solo che mi domandi cose possibili. Così disse e Calciope le rispose con queste parole.
Ecco, vedete che c'è una sorta di climax, vuol dire di gradazione, che ci sta portando alla risoluzione finale di questo dialogo, che sarà quella dell'accordo fra le due sorelle, un accordo che le porrà in netto contrasto con il loro padre. Non potresti escogitare per lo straniero un'astuzia, davvero ne ha bisogno, o un consiglio che gli faciliti l'impresa per amore dei miei figli? Calciope pensa. Eta ha dato quella prova praticamente insuperabile a Giasone. Non potresti aiutare Giasone, perché se Giasone muore, poi magari Eta farà uccidere anche i miei figli. Ecco quindi la giustificazione, ecco la scusa attraverso la quale Medea potrà finalmente aiutare Giasone e quindi liberarsi da questo pudore, da questo senso di vergogna. Anche da parte sua Argo è venuto da me e mi spinge a chiedere il tuo aiuto. Argo sarebbe il maggiore dei suoi figli, il maggiore dei figli di Calciope. L'ho lasciato ora nel mio appartamento per farti visita. Così disse e nel petto di Medea il cuore prese il volo per la gioia. Insieme arrossì il suo bel volto e il piacere le annebbiò la vista. Quindi alle parole della sorella Medea si lascia trascinare ormai decisamente, senza più nessuna remora, senza nessun freno, dalla passione amorosa. Poi diede questa risposta, astutamente, intelligentemente, comunque dissimula, insomma riesce a nascondere i suoi veri sentimenti. Calciope, io farò esattamente ciò che a voi è gradito. Ah, mi dici di aiutare lo straniero, guarda un po', era proprio esattamente quello che volevo, a cui volevo arrivare. Possa l'aurora non splendere più nei miei occhi, possa tu vedermi subito morta se c'è qualcosa al mondo che preferisco alla tua vita o a quella dei tuoi figli. Bugiarda, Medea, a te interessa Giasone, diciamo la verità, però adesso devi trovare, hai trovato questa scusa, sì, la cosa che più mi interessa al mondo sei tu e sono i tuoi figli. Non è vero, è la giustificazione di cui lei aveva bisogno per lasciare ormai a briglie sciolte andare il suo sentimento, la sua passione per Giasone. Essi sono per me fratelli, i tuoi figli sono come dei fratelli per me, oltre che cari nipoti e compagni d'infanzia, così come anch'io posso dirmi tua figlia e non solo sorella, poiché tu mi allevasti al tuo seno al pari di loro quando ero piccola. Quindi sei stata una sorella maggiore, sei stata quasi una madre per me. Così ho sentito dire tante volte la nostra madre. Va dunque e serba il silenzio sul mio aiuto, affinché io adempia alla tua promessa di nascosto dai miei genitori. Mi recherò domattina al tempio di Ecate. Ecate è una dea degli inferi, associata alla luna. Ecate certe volte viene quindi a coincidere con Artemide, che è la divinità della luna e della caccia, cioè la Diana latina. Certe volte viene associata invece a Proserpina, che sarebbe la figlia di Cerere, di Demetra, no? Comunque sicuramente Ecate è la dea degli inferi. È evidente che questa invocazione di Ecate getta una luce un po' sinistra, un po' oscura su Medea, la quale infatti abbiamo detto è una maga, no? Una fattucchiera, quasi una strega. E allo straniero che causa di questa contesa porterò il filtro per ammansire i tori, salvando Giasone, salverà anche i figli di Calciope, ma questo noi sappiamo benissimo, nient'altro una scusa per potersi abbandonare alla passione amorosa. Medea poi seguirà Giasone nel corso del suo viaggio fino al ritorno a Iolco. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.